È molto bella. Ripuliamo intanto una scarpata che era totalmente degradata sotto l'autostrada. È un'area recintata, quindi in piena sicurezza. Abbiamo collocato i giochi per i cani. Mi pare veramente un grande gesto di civiltà della città di Salerno. Voi sapete che abbiamo già uno dei canili più belli d'Italia. Abbiamo a Monte di Eboli una struttura che davvero ci fa onore. E credo che questo sia un ulteriore segno della crescita culturale della nostra città. Ovviamente l'area sarà curata anche da noi, ripulita permanentemente, fra poco cresce l'erba, ma veramente è un momento di grande gioia e di grande riconciliazione con gli amici a quattro zampe. In una regione nella quale fra l'altro la delinquenza organizzata utilizza i cani per fare i combattimenti o per fare commerci particolarmente spregevoli. Prevedete anche una guardiania quotidiana, insomma anche serale, per evitare che i giochi che sono stati installati possano essere oggetto di vandalismo, vista comunque anche i precedenti in altre zone? Ci affidiamo alla civiltà e al buon senso della gente. Non è che possiamo mettere le sentinelle ad ogni angolo di città per le cose che realizziamo. La città dovrà imparare a vivere come in Europa. La città europea di cui parlo io è la città che ha queste realizzazioni, questi piccoli parchi per le aree di sgambamento dei cani, ma anche un livello di civiltà, di spirito civico, di partecipazione ai cittadini adeguato, altrimenti rischia di diventare tutto inutile questo lavoro. Ma ho motivo di essere molto fiducioso, avremo l'aiuto delle associazioni per la protezione dei cani, avremo cooperative che gestiscono e ripuliscono l'area, vedrete che sarà anche questa... Anche questa è un'ulteriore ragione di distinzione della nostra città.